adesso mi mettono ad aspettare, poi magari ti darei di comprare, ma non ci fai caso perché non è ancora disegnato. Poi comincio a seguire un corso di regia, con in mente un sacco di idee, effetti speciali, solo che la prima lezione poi ci dice che la regia è un atto creativo che nasce da un'urgenza. E a quel punto quella storia è fatta fuori e diventa quell'urgenza. Questa è la storia di Lea Garofalo. Lea Garofalo, per chi la conosce, è ricordata come una vittima di mafia. In realtà non lo è, non lo è sulla carta, perché i suoi assassini, nella sentenza di condanna dei suoi assassini, non è riconosciuto la matrice mafiosa di questo omicidio. Sembra quasi un femminicidio, e di fatto lo è nella mentalità maschilista della cultura mafiosa. Lea Garofalo, andando via, lasciando il compagno Nato Cosco e portando via la loro figlia Denise, di fatto ha spezzato una catena, ha innanzitutto disonorato il compagno, ma ha proprio spezzato una catena, perché se è vero che l'uomo nella cultura mafiosa è comandante o militare, e la donna quella a cui è deputata il compito di educare i figli e quindi di tramandare questa educazione mafiosa. Nell'andare via lei ha spezzato questo passaggio. Inizialmente ha pensato di testimoniare, però le sue testimonianze non è che abbiano avuto questo mondo in termini di arresti e di condanne. Poi ha pensato di regalare, o meglio di far vedere alla figlia Denise la possibilità di una vita normale, per cui esce proprio dal programma di protezione e questa scelta le costa la vita. Però in fondo alla fine ha avuto ragione lei, perché in qualche maniera quella catena era spezzata. Gli assassini di Lea Garofalo sono stati condannati, tra questi c'è Carlo Cosco, il compagno di Lea e il padre di Denise, che sono stati condannati proprio per le fondamentali testimonianze della figlia Denise, che in questa maniera si è salvata dal destino di mafia che l'attendeva. Soltanto che la magistratura lombarda non ha visto questo passaggio e l'importanza di questa cosa. Ora, se vogliamo che altre donne possano fare la stessa cosa, seguire questo esempio, e nello stesso momento trovare uno Stato che capisce l'importanza di questo passaggio fondamentale che ha fatto Lea, allora bisogna cominciare proprio raccontando questa storia, partendo da questa catena spezzata e partendo da quella che è la scelta di Lea. Grazie. Sentirti uomo.
però la figura del superuomo in parlatorio, ti ricordi? Come ti incazzasti! Mi saltasti addosso come una furia! Che femmina insolente lei ha, non è vero? Lasciarti, portare via la bambina e andare via. Che affronto per un uomo d'onore! E che figura ci facevi con quelle altre merde dei tuoi compagni in carcere, eh? Com'è che dicesti pure? Lo straziante dolore di un genitore privato della quotidianità dei suoi figli. È qualcosa di più. È l'umiliazione di essere stato lasciato solo proprio nel momento dell'arresto. Quale donna può comportarsi così, eh? Se poi il proprio uomo è il grande Carlo Cosco? La verità, Carlo, è che a te di me non te ne è mai fregato niente. Ero solo un trofeo. Ero il simbolo dell'unione delle nostre famiglie, il Cosco e il Garofalo. Sì, Carlo, lo devi al mio nome se sei arrivato dove sei ora. Sì, ma Carlo, dove sei arrivato, eh? Dove cazzo credi di essere arrivato, eh? Guardati, sei pietoso, dentro e fuori la galera. La prostituzione, la violenza, che razza di padre potevi essere per nostra figlia? Pensare che avevo fatto tanto per andarmene. Pure quella vita che ti fanno fare sotto protezione, una vita di merda devo scegliere. Perché lì ti devi continuamente guardare alle spalle. E devi cambiare città, sempre. E quella povera di Denise non si poteva fare neanche uno straccio d'amico. Ed è stato lì allora, Carlo, che ci ho creduto, sai? Sì, ho creduto alle tue parole. Quando mi hai detto, basta con questa vita, mollo tutto. Ecco, Carlo, creduto no, sperato. Ci ho sperato, Carlo. Solo per te quella vita piace troppo. I soldi, il potere. E basta, Carlo, con quell'accendino, che sei nervoso? Si ammassi per strada così, o che una possa sparire.
Magari sti fessi se la bevono pure la storia che me ne sono andata, eh? E che ho abbandonato mia figlia e l'ho lasciata a te. Sì. Magari sti fessi se la bevono sta storia. Sì. Fammi sparire. Ogni traccia della mia esistenza. Questi potranno anche credere alla storia che ho abbandonato Denise. Sì, potrai dargliela bene. Ma Denise no, cara. Che ti credo? Non tutte le donne accettano le leggi dell'Antartica. Qualcuna si ribella. Qualcuna sceglie di cambiare. E Denise, non la darai al primo stronzo per un patto mafioso. Denise, non sarà una madrina d'umiltà. E non sarà come sono stata io. Sarà migliore di me. Sarà migliore di me. Quindi, dammi pure foto. Fammi sparire. Tanto vivo io. Comunque io mi assumo la responsabilità di non uccidere la roba. Per me incomprensibile e inconcepibile che mia figlia Denise sia sotto protezione da chi deve essere potente. Io do la mia vita per mia figlia, in qualsiasi momento, e adoro mia figlia, merito il suo odio, perché l'ho uccisa da madre. Io prego.